distruzione. Tremerete tutti, vi piscerete addosso come bambini, mentre dormite vi sentirete tutto in calore che vi avete fatto la pipì addosso. E la cacca, perché il vostro corpo non comanderà più, perché avete disubbidito a Dio. E nel nome santo di Gesù che scende un fuoco e questo accada, profetizzo per tutti coloro che stanno facendo tutta questa scemenza. Un fuoco scende dal cielo e giustifichi il bene e il male, nel nome santo di Gesù. Amen. Nel versetto 10 dice, e non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Infatti quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto, la maggiore servirà al minore. Il maggiore servirà il minore, come sta scritto, io ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Sappiamo questa storia, vero? Tutto ciò che noi leggiamo nella parola del Signore è verità e ci istruisce. Buonasera Pastore Briganti, condoglianze, che hai subito una condoglianza, Dio ti benedica. Se vuoi salire dai l'invito, ti faccio salire, ti sto invitando. Nel 14° versetto, sempre nel capitolo 9 di Romani, dice, che diremo dunque, vi è forse ingiustizia presso Dio? Così non sia. Egli dice infatti a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone, proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. E per questo che il Signore opera
in tutti quelli che fanno la sua volontà. E noi lo vediamo. Quando c'è il cuore, mentre lo vediamo, confermiamo di avere il tocco della sua mano su di noi. E non solo questo, possiamo confermare sempre di più mentre noi parliamo di lui, dei suoi punti che ci ha messo davanti a noi tramite la sua parola, che ogni giorno ci svela i suoi segreti, che ha mantenuto per i suoi figli che hanno fatto questa lunga via attraverso Gesù, attraverso Dio. Buonasera Peppe Barrieri. Massimo dice, devo parlare io, amo Dio pure, se sono stanco, io non rinnego colui che mi ha creato. Amen, gloria a Dio, fratello Massimo. Vedete, fratello Massimo, anche che è stanco, non rinnega Dio, mai, neanche nella stanchezza. Adesso buonanotte che chiudo. Buonanotte Massimo, buonanotte. Pace. Pace, chiudo. Pace, pace, chiudo, chiudo. Buonanotte.